adesso? Io sto venendo a Roma, posso venire a trovarti alla 7? La signora Elena, la famosa signora Elena. Elena, però ragazzi, ma mi mettete in una condizione di difficoltà assoluta in questa trasmissione. Cioè, create dei dossier, fate delle... Non c'è nessun dossier, questa è una invadita di te, abitante in Milano, che sembra stia venendo, non so se oggi, domani. Ma quella con la cavigliera? Sembra di sì, sì, mi sembra di sì. Che Lorenzo, quando vuoi. Ma cambia il mondo. Francesco da Brescia, vai Francesco, dimmi. Io quando tutti sono i benvenuti alla 7, figuriamoci. Dimmi, dimmi. Ciao, mi senti? Sì, dimmi, ciao. dimmi. Francesco, dimmi. Io volevo intervenire, no? Sì, intanto devo fare complimenti a Parenzo, stranamente, stranamente. Perché? Perché si è moderato negli ultimi giorni con i suoi termini. Sì. In che senso? E questo mi fa piacere. Nel senso che è diventato più dolce, più ostinato, non è più cattivo come gli altri giorni. Questo non è buono, però. Questo non è buono perché vuol dire che si sta ammalando di qualcosa. Comunque io volevo intervenire. Ma sta ammalando lei? Non mi sta ammalando di niente. No, ammalando nel senso buono, nel senso che magari... Ma quale senso buono è se uno sta ammalando? Ma che sta scherzando? Ma sarà ammalato lei in testa, sicuro? Sicuramente sono malato di mente. Io infatti, volevo intervenire per il fatto delle mignotte, no? Sì. Siccome ecco io sono qua, ma ti rendi conto? Io volevo intervenire, ma in quale altra radio uno telefona per dire voglio intervenire? Questa è una cosa che mi manda i matti da 6 anni a questa parte. Ma come fa uno a telefonare? Come a dire? Io comunque volevo parlare di mignotte, ma cosa vuol dire? Tu sei un professionista di cosa? Non ho capito. Della figa. Beh, questo è buono, anche questa questione. Ma cosa... della figa, chi mi conosce lo ma sa che benissimo. Vuol dire professionista? Perché... Cosa vuol dire? Ma scusi, sento del merito, ma che vuol dire? Chiedo scusa, posso esprimermi? Professionista vuol dire che io... Poi c'è la partita IVA di... No, sta bravo un attimo, fammi parlare. Perché? Ho avuto un sacco di donne nella mia vita, le ho corteggiate, a un certo punto ho capito che è inutile. Molto è inutile perché questa roba qui... ti porta all'esaurimento della tua scorta psicologica. Allora cosa è successo in me? Che vuol dire scorta psicologica, scusa, mi spiego. Nel senso che tu fai bravo ragazzo, sei, ti prefiggi la meta di avere una famiglia, questo, quell'altro, poi dopo la donna ti tradisce perché tu non soddisfi. Non è che sia sempre così, amico mio. No, no, cioè, no, no, non è sempre mettiamo, così. C'è anche l'uomo che tradisce, chiaro, no? C'è soprattutto l'uomo che tradisce. No, diciamo, io sono un traditore di nascita. Allora che vuoi, scusa, non ho capito. Quale sarebbe? Ma no, cazzo, scusa, ti contraddici da solo. No, ma ascolta, vabbè, può anche essere, però sì, quello che voglio dire sei malato di mente, l'hai detto tu. Quello che voglio dire io, a un certo punto non voglio più tradire nessuno e sono diventato un puttaniere professionista. Questo è buono, grazie per averci informato di questa cosa, veramente, grazie. Allora, siccome vado a puttane un giorno sì e un giorno no, ma io intervenivo per assolutamente, intervenivo per dare scontro a quell'ascoltatore che dice perché ti sei sposato. Ma io non mi voglio sposare, io non sono sposato. Ma scusi perché? Però caro, mi perdoni, 19.37 di una giornata qualunque d'estate, una delle ultime non della Manzana prima della chiusura estiva. Le chiedo denunciare. Scusa, ma non denuncio nessuno, ma le perché chiedo scusa. Denunciarti, scusa. Che cosa l'ha spinta a telefonare per parlare per di questa sua? La sua esperienza di puttaniere professionista. Esatto, è perché quando una puttana ti dice che lei è una donna, io sono soddisfatto. Ma no, vabbè, questo adesso, scusami. Ma lei è una persona schifosa. Non ha importanza quello che pensi, l'importante è che sono felice io. Perché vabbè, per ma me questo nella cosa vita, c'entra però? L'importante è sborrare. No, basta. Vabbè, mamma sei un coglione, mia, sei un coglione. È veramente un povero sei imbecille. Veramente un cretino. So che devi scappare, so che stai scalpitando, stai scalpitando. Però facciamo il pieno del karma. Il pieno del karma. No, non è mi ci vuole, perché? Mi ci vuole un'iniezione di karma quotidiano. David, potresti andare a fare in culo? Praticamente io stesso non è passato. Gentiloni si arriterà di cugliuna. Non c'aveva cugliuna per presentare l'emendamento. Ah, che hanno capito? David, hanno ritirato io stesso lì. Neretti, arriteratevi. Tornate in Africa. In Senegal, arrestateci però. Che i nostri soldi non c'è sta più, non la potete avere la cartendita, David.
L'editoriale del Karma Quotidiano sullo Ius Soli. Cioè, lo usi veramente come fosse, no? Come su Sole 24 Ore usano i grandi, le grandi firme, sì. Alberto Quadrio Gentili, Curzio. Un Gentili, il direttore. Sì, appunto, è una cosa incredibile. Guarda, Neretti, che ha detto Neretti. Ma tu ti rendi conto come stai distruggendo questo paese ogni giorno? Ne stai demolendo le fondamenta. Ovviamente il karma anche sulle puttane. Non può mancare, grande puttaniere italiano, il Karma Quotidiano, frequentatore di bordelli austriaci seriale. E comunque, amici miei, meno due GG di lavoro e si parte direzione Tarvisio, frontiera, tac, barriera, tac, se paga con telepass. A questo ne fermiamo manca a perdere tempo. Dritto, 10 chilometri, tac, uscita Onendrum, tac, posteggio, tac, scinna borso zaino, tac, pago l'ingresso 85 euro, tac, mi spoglio, accappatoio e si tromba. Ma non è finita, non è finita, caro Davide. Se la prende a un certo punto con il mitologico Castagna dell'associazione Christus Rex, il quale ha detto che non si è mai masturbato, eccetera, eccetera. No, ma senti, potrei trovare delle, come si dice, no, delle attinenze, delle similitudini, delle, sì. delle aderenze bello, con la tua, aderenze, col tuo pensiero. Sì, sì. Giuseppe. Volevo dire a questo signor Castagna, questo cattolico, diciamo, che dice che non si è fatto mai una pippetta, una pippona, quello che è. Carissimo signor Castagna, ti posso dire che nonostante io sia un cultore della figa d'osticcio e di bordelli austriaci, quindi è scontato che mi piace osticcio assai, ogni tanto bisogna farsi una pippotta, e a 45 anni pippotta ancora me le faccio, perché primo, la pippa quando te la fai praticamente ti conosci tu stesso, vedi pure i tuoi limiti, e poi come te la fai tu da solo a sega da fanno manche mignotte. Secondo, carissimo signor Castagna, il pippotto serve per tenere la minchia in allenamento, perché se tu la lasci lì morta e aspetti solo quando vai a trombare, come dici tu, con le donne o di qua e di là, e allora trombare ogni giorno, capito? Quindi ogni due o tre giorni, se non trombi, ti fai una pippotta che ti aiuta, è come un massaggio, la prostata deve stare vuota, lo capisci o no? La prostata va svuotata, è come un bicchiere, va svuotato, va tenuto vuoto, che potrebbe creare dei seri problemi a prostata. Io la voglio svuotare, io quando vado a trombare la svuoto perché a parte che la voglio tenere allenata, così mi alleno come Rocky Balboa. Perfetto. Anche un urologo, l'urologo Karma. Ragazzi, non lo so che minchia mi sta succedendo. Una volta sera tornavo da travagliare, accendevo la televisione, guardavo programmi di figa, di sticchio, di pilo, tutti i programmi che a me mi interessano tantissimo. E invece la sera adesso, chi minchia è che faccio? Ma te rendi conto che malattia che mi pigliavo? Metto la 7 e guardo David per vedere che minchia di trasmissione va. Però la guarda intanto, meno male, bravo. Cioè, Karma che guarda David Di Parenzo sulla 7. Ma che minchia mi passa pa' testa? Perché ma non fine è che niente, David mi inizia a stare simpatico. Minchia, mi stai preoccupando tantissimo. Speriamo che mi passa, che ritorna a taleare i programmi di sticchio.
perché tutte le sere guardare la 7 vuol dire che ti stai convertendo, stai cominciando a pensare. Ma per carità, vuol dire che stai cominciando, mi ha distrutto completamente. Marco, provincia di Macerata, vai. Pronto? Vai, dimmi. Allora, Giuseppe, io volevo sapere una cosa. Sì. Tu sei sposato? Sono stato, sì. Sono stato. Allora, io volevo sapere, a proposito della prostituzione, sì, dato che hai avvalorato il discorso che chi va prostitute, cioè è un'esperienza che va fatta. Sì. Io ho detto semplicemente che almeno una volta nella vita uno, insomma, deve andare a prostitute per rendersi conto di quello che è, o no? Va bene, allora io vorrei sapere... Tu sei mai andato a puttare, quanti anni hai? Quanti anni hai? Io 47, non ci sono mai andato. Mai andato, e vabbè, ma una volta va, uno ci va, no, una volta fare una... purità, non voglio fare vabbè, purità, non ci vuoi andare, sapere, vabbè, ma è legittimo anche non andarci. Tutti gli uomini che in Italia fanno questa pratica, fanno questa pratica, tornando a casa, milioni, 9 milioni pare. Ok, 9 milioni, se, sì, dato che critichiamo i talebani che trattano male, sì, le donne, se, sì, tornando a casa tornassero le mogli dopo essere state in un bordello a farsi... Ma che c'entra? Aspettare a destra e a manca, come reagirebbero gli ma uomini? Cosa italiani? C'entra? Cosa c'entra questo con andare a mignotte? Scusa, cosa c'entra con andare a puttane? Se lo facessero le nostre donne, che cosa ne vabbè, se qualche donna affitta un prostituto, ci sono anche dei gigolò, li abbiamo anche intervistati qui. Se qualche donna volesse sono 9 affittare... milioni di italiani che lo fanno, gli italiani dovrebbero pure farsi un po' un esame di coscienza. Ma punto, in che senso? Non ho capito, uomini, ma non ho capito, uomini, ma davvero non ho capito questo paragone che fai. Che cazzo c'entra? Non ho capito. Cioè, cosa c'entra? Dato che la sponsorizziamo tanto questa pratica. Ma io non la sponsorizzo, io dico semplicemente che non sopporto il moralismo che si fa sulla prostituzione, sul fatto che le persone. Non poniamola in maniera. Ma per me ci dovrebbero andare anche le donne. Molte donne si potrebbero tranquillamente affittare ogni tanto un prostituto per farsi una bella trombata. Non ci sarebbe niente di strano. Lo troverei una cosa sana da un certo punto di vista. Cioè qualcuno lo fa, delle MILF, delle persone non solo MILF affittano per una sera una specie di gigolò e vanno a gigolò, qual è il punto? Non ho capito. Sì, poi ci sono anche quelle che lo fanno, però siccome la pratica è molto usuale nell'uomo, vorrei che poi ci ponessimo questa domanda, se lo facessero le nostre mogli che cosa... Non è una cazzata quella che dici tu, cioè, vabbè, è una minchiata. Ciao, ciao tesoro, ciao, a domani ragazzi, ciao.